Carlo Goldoni è uno dei più grandi drammaturghi italiani. Nasce il 25 febbraio 1707 a Venezia. La sua famiglia è benestante e Carlo cresce in un ambiente colto. Fin da giovane, ha una grande passione per il teatro e la scrittura. Studia diritto a Padova, ma il suo cuore batte sempre per il teatro. Goldoni ha scritto più di 150 opere teatrali. La sua commedia più famosa è La locandiera. Questo lavoro racconta la storia di Mirandolina, una donna intelligente e indipendente che gestisce una locanda. La locandiera è ancora oggi molto amata e rappresentata in tutto il mondo. Un'altra curiosità su Carlo Goldoni è che ha rivoluzionato il teatro italiano. Prima di lui, le commedie erano spesso improvvisate e i personaggi erano stereotipati. Goldoni ha introdotto dialoghi scritti e personaggi più realistici e complessi. Questo cambiamento ha reso le sue opere molto popolari. Nel 1762, Goldoni si trasferisce a Parigi. Qui lavora per il teatro italiano, ma la sua esperienza non è sempre positiva. Nonostante le difficoltà, scrive ancora molte opere e contribuisce alla cultura teatrale francese. Carlo Goldoni ha anche un forte senso dell'umorismo. Molte delle sue commedie sono divertenti e piene di situazioni comiche. Questo ha fatto sì che il pubblico amasse le sue opere. Goldoni muore a Parigi il 6 febbraio 1793. Anche se la sua vita non è sempre stata facile, il suo contributo al teatro italiano e mondiale è inestimabile. Le sue opere sono ancora studiate e rappresentate, dimostrando la loro eterna rilevanza e importanza. Inoltre, una piccola curiosità, Goldoni ha spesso scritto i suoi lavori in dialetto veneziano. Questo dettaglio ha reso le sue opere ancora più autentiche e vicine al pubblico del suo tempo. Carlo Goldoni è davvero il maestro della commedia italiana. La sua passione per il teatro e la sua capacità di creare personaggi vivi e reali continuano a ispirare artisti e spettatori di tutto il mondo. Non dimenticate di lasciare il vostro like. A presto! Carlo Goldoni è uno dei più grandi drammaturghi italiani. Nasce il 25 febbraio 1707 a Venezia. La sua famiglia è benestante e Carlo cresce in un ambiente colto. Fin da giovane, ha una grande passione per il teatro e la scrittura. Studia diritto a Padova, ma il suo cuore batte sempre per il teatro. Goldoni ha scritto più di 150 opere teatrali. La sua commedia più famosa è La locandiera. Questo lavoro racconta la storia di Mirandolina, una donna intelligente e indipendente che gestisce una locanda. La locandiera è ancora oggi molto amata e rappresentata in tutto il mondo. Un'altra curiosità su Carlo Goldoni è che ha rivoluzionato il teatro italiano. Prima di lui, le commedie erano spesso improvvisate e i personaggi erano stereotipati. Goldoni ha introdotto dialoghi scritti e personaggi più realistici e complessi. Questo cambiamento ha reso le sue opere molto popolari. Nel 1762, Goldoni si trasferisce a Parigi. Qui lavora per il teatro italiano, ma la sua esperienza non è sempre positiva. Nonostante le difficoltà, scrive ancora molte opere e contribuisce alla cultura teatrale francese. Carlo Goldoni ha anche un forte senso dell'umorismo. Molte delle sue commedie sono divertenti e piene di situazioni comiche. Questo ha fatto sì che il pubblico amasse le sue opere. Goldoni muore a Parigi il 6 febbraio 1793. Anche se la sua vita non è sempre stata facile, il suo contributo al teatro italiano e mondiale è inestimabile. Le sue opere sono ancora studiate e rappresentate, dimostrando la loro eterna rilevanza e importanza. Inoltre, una piccola curiosità, Goldoni ha spesso scritto i suoi lavori in dialetto veneziano. Questo dettaglio ha reso le sue opere ancora più autentiche e vicine al pubblico del suo tempo. Carlo Goldoni è davvero il maestro della commedia italiana. La sua passione per il teatro e la sua capacità di creare personaggi vivi e reali continuano a ispirare artisti e spettatori di tutto il mondo.
Non dimenticate di lasciare il vostro like. A presto!